Stasera il programma prevede una vera e propria orgia di comici. Dai ragazzi, forza! Ci siamo! Caratterizzazioni, lo scemo. Io. E chi se no? Lo snob. Sento una gran puzza di umanità. Il distratto. Sera. Ciao Bernie. 42. Giulio, tu all'interno di Comedians hai un ruolo molto particolare perché da una parte sembra quasi che sei il rivoluzionario, il giullare di corte, ma poi in realtà sei quello che conserva di più i valori più profondi, quelli più incarnati che poi vediamo all'interno del tuo maestro. Quindi sei un po' una parte di contrasto rispetto a tutti gli altri. Sì. Beh sì, poi diciamo che questa anche antipatia che esce un po' dal personaggio, in realtà è più questa rabbia, è più una corazza, no? Del mio personaggio, che si mette per proteggersi da tutto ciò che lo ha ferito, perché è stato un ragazzo che è stato abbandonato da tutti. Si capisce che probabilmente vive davvero per strada, che la casa gli è esplosa davvero per una fuga di gas, quindi non ha neanche un soldo, non sa mantenersi, e nonostante questo però ha una forza dentro di sé estrema, perché poi quando Barney gli dice ma adesso che cosa farai, lui dice io torno a guidare i furgoni, perché tanto prima o poi succede, cioè uno talmente convinto che sta portando effettivamente un qualcosa di buono che va avanti dritto per la sua strada e non si guarda intorno, capito? Non teme giudizi e pregiudizi, ecco. Tra l'altro credo che sia stato anche interessante lavorare con una schiera di grandi attori e comici che tra l'altro sono tutti distinti nel corso della loro carriera per tipi di comicità differenti, e tu in quel gruppo eri il più giovane ma sei pure quello che alla fine si sa distinguere molto di più, quindi il lavoro tra compagni, tra l'altro anche un po' ristretto visto che stiamo parlando di un film teatrale ambientato per lo più tutto in una stanza. Beh, guarda, io intanto approfitto per fare i complimenti ai miei colleghi, perché sono stati veramente tutti bravissimi, e oltre a questo sono tutti degli attori molto umili, molto professionali, e quindi lavorare con loro è stato veramente un piacere, cioè mi son portato degli amici dietro da questa esperienza, più che appunto dei colleghi e basta. E poi c'è stato tanto confronto fra di noi sul set, in prova. Abbiamo parlato, abbiamo improvvisato, ci siamo inventati cose, ci siamo dati consigli, quindi devo dire che il lavoro che è stato fatto con il cast è stato fantastico, perché veramente c'è stato un affiatamento proprio fra di noi che penso sia poi la cosa buona che viene restituita anche in scena, no? Che è una cosa che esce questa, che c'era molto feeling fra gli attori proprio. Siamo abituati ormai da tanti anni ha una fruizione molto bulimica, spesso e volentieri anche disattenta, vuoi che anche adesso causa pandemia, televisione, casa, quindi spesso e volentieri ha input differenti, no? Guardo un film, intanto guardo il cellulare, la lavastoviglie, la lavatrice e cose di questo genere. Comedians è un film per il cinema, sì. ed è un film molto verboso, dove richiede un certo tipo di attenzione da parte dello spettatore. Soprattutto lo spettatore magari più giovane, meno navigato, definiamolo in questo modo. Da questo punto di vista, secondo te, gli spettatori hanno ancora voglia di approfondire storie di questo genere? O sono un po' troppo Sì, ho capito benissimo quello che stai chiedendo. Perché proprio ieri parlavo di una cosa simile in un'altra intervista e purtroppo io sono un po' spaventato da questo, perché adesso, soprattutto i giovani, come hai detto tu, anche se non è vero, perché ad esempio i miei amici che hanno visto il film gli è piaciuto tantissimo, non me lo sarei aspettato, certo. Cioè è forse più ai giovani in qualche modo, no? Però è vero anche che purtroppo con il fatto che ci sono stati tanti prodotti su, adesso c'è tantissimo materiale, tantissimo intrattenimento anche facile, però certo, esatto. Quindi uno non è neanche più costretto a seguirlo dall'inizio alla fine, no? Si mette lì, si guarda il cellulare nel frattempo, pensa ad altro, insomma lo vive come appunto un sottofondo. Questo è un film che non può essere vissuto come un sottofondo, perché se no... Però credo che in questo il film riesca, perché è un film che appunto, essendo concentrato tutto in una stanza, riporta per forza, ed essendo appunto complicato da seguire, in qualche modo forse è un vantaggio che ha, perché così lo spettatore a quel punto veramente non può perdersi una battuta, una cosa, perché altrimenti non capirebbe
non capirebbe più niente. Però penso anche che questo è un film che ha bisogno di più di una visione, insomma. Sì, però sono un po' preoccupato effettivamente per questo discorso del non riuscire più a seguire un film dall'inizio alla fine. Sì, e sì. Purtroppo succede anche a me, a volte anch'io mi rendo conto, non se sto al cinema, cioè se sto al cinema al cellulare proprio non me lo porto neanche appresso, però se sto a casa davanti alla TV ogni tanto mi capita di prendere il cellulare, mandare un messaggio, una cosa, e quindi questo un po' mi dispiace. Una delle tematiche del film è portare avanti questa riflessione sul ruolo dell'attore e sul ruolo della battuta della commedia. Spesso e volentieri purtroppo le battute vengono fatte più per mascherare delle forme di discriminazione, razzismo, anziché per far proprio ridere. Mm-hmm. In fondo, in quanto un comico, e comunque c'è modo in modo, c'è un certo tipo di tono nel dire le cose. Un altro è il signor Mario Rossi su Facebook che scrive la sua battuta spiritosissima e poi ti dice vabbè, ma basta questo politicamente corretto, fattela una risata, che è una frase che purtroppo viene molto abusata. Quindi secondo me il film da questo punto di vista cerca anche, no, di far riflettere un pochino, che non è proprio un mestiere per tutti. Beh, è quello che è il messaggio del film, sì, è assolutamente questo. È proprio il messaggio è parliamo della comicità, cosa è giusto e cosa non è giusto fare quando si tratta di comicità. Io personalmente, a me piace, in realtà spesso e volentieri anche con i miei amici ne escono di battute pessime, no? Però sai anche che sei in un clima protetto, sai bene, conosci quelle persone, ma io in primis io non sono né razzista né nulla, e ogni tanto mi scappa la battuta perché sullo stereotipo, no? Questo ovviamente tra amici, su un palco, in TV o al cinema, io penso che tu abbia anche il dovere di trasmettere dei valori, che perché purtroppo puoi essere frainteso, non tutti hanno la capacità, dico del pubblico, anche la capacità di scindere e capire qui allora sta prendendo in giro, qui invece sta dicendo la verità, quindi rischi che facendo una cosa del genere, se il pubblico ti ammira, poi magari segui anche le tue orme, no? Quindi questo in un processo artistico secondo me è sbagliato. Poi, tolto il processo artistico, secondo me dovremmo essere un po' più liberi, sì, anche di ridere a volte di cose un po' più nere in qualche modo, no? Più dark. Perché almeno io spesso e volentieri me la rido, poi io sono cretino, l'altro giorno in conferenza stampa si parlava ma che cos'è che vi fa ridere, cos'è che non vi fa ridere? Gabriele ha detto figa, c'ero io dietro, ha detto ma possibile che sono arrivato a questi livelli, quindi insomma. C'è anche da dire che abbiamo pure un po' bisogno di leggerezza dopo tutto questo, che spesso la sottovalutiamo. Certo. La vita là fuori è difficile, abbiamo bisogno di farci qualche bella risata. Ma l'avete sentita l'ultima? E per forza l'ho fatta piano! Una partenza spumeggiante. Se voi siete diversi di così, porca vacca! Siamo nella merda. Ci viene a raccontare le tue ossessioni. Sto solo cercando una verità. Chi vuoi che te ne sa la storia? La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi, ma i migliori illuminano! Io non mi metto in fila. Io non do il mio consenso.